Allora, nel Pescara, forfè di Torreira in tribuna, Melchiorri che parte dalla panchina, in campo Selasi e Sansovini, poi anche Pucino al posto di Rossi, Fornasier preferito a Zuparic. Nel Vicenza, squalificato Vigorito, c'è Bremek in porta e poi tridente pesante con Ragusa, Cocco e Giacomelli, l'escluso è Laverone che parte dalla panchina. A centrocampo torna il regista, colui che ha le chiavi del centrocampo, Di Gennaro. Tutto esaurito al Menti, corposa rappresentanza, un migliaio da Pescara, alcuni arriveranno in ritardo a causa del traffico incontrato lungo la 14. Fischia Maresca di Napoli, l'inizio per il Pescara è subito positivo, molto positivo. Zampano sfonda sulla destra, mette in mezzo Sampirisi, ingenuamente tocca la palla nella propria porta, dunque già in vantaggio il Pescara dopo 4 minuti. Un po' molle la difesa del Vicenza su Zampano, vedete qui il contrasto di Gentili, Zampano mette più forza, poi va al cross e al resto pensa Sampirisi. Pescara che parte bene e che controlla le operazioni, qui il Vicenza prova a reagire ma in realtà il Vicenza sarà come un pugile suonato per almeno 20-25 minuti, girata di molto fuori di Cocco. Poi ancora vediamo l'azione del Vicenza con la palla gestita da Ragusa, il cui destro termina di poco al lato, ma Fiorillo era sulla traiettoria, anzi era Moretti. Ancora il Vicenza e qui siamo già al pareggio, c'era un'occasione clamorosa per Sansovini che non viene messa negli highlights, palla persa da Zampano, poi Moretti si fa tutta la metà campo, supera Fornasier e Pucino e poi spara sul primo palo, Fiorillo non riesce a respingere, dunque al 45esimo il Vicenza torna in parità proprio nel momento migliore, cioè prima dell'intervallo. Si torna poi dopo l'intervallo, il Vicenza è carico a pallettoni ed ha questa chance ancora con Moretti, un gran sinistro dal limite, vola Fiorillo per togliere la palla che si stava indirizzando sotto la traversa, poi c'è questa punizione di Di Gennaro, tocca Cocco in posizione però di fuorigioco che non viene rilevata, para Fiorillo. Il Pescara con i cambi, entra Brugman, poi entra Melchiorri e con i cambi Oddo modifica la partita, Politano si rende pericolosissimo e questo il prologo al gol del nuovo vantaggio che arriva a metà della ripresa, cross splendido di Politano, Bjarnason salta alle spalle di Sampirisi e schiaccia in rete il pallone del suo 12° gol stagionale, il secondo nei playoff dopo quello decisivo di Perugia, e arriva il gol del nuovo vantaggio del Pescara che sembra di nuovo in comando delle operazioni, un sinistro di Di Gennaro che termina fuori, c'era anche una deviazione, poi ancora il Pescara con questa chance che ha Selasi sul tocco di Brugman, Selasi su questo tiro dopo aver sfiorato il gol del 3-1 si farà male, non si sa se crampi o stiramento, lascerà il campo a Caprari e poi palla persa da Bjarnason, filtrante di Di Gennaro in posizione regolare, di un soffio ma regolare, Cocco brucia Fiorillo e riapre ancora le ostilità, mancano 9 minuti alla fine della partita ma il Pescara sostanzialmente non soffrirà più di tanto al di là di qualche mischia, anzi dovrebbe esserci un'azione di Melchiorri che andremo a vedere, Melchiorri che andrà vicino al gol del 3-2, ecco l'azione di Melchiorri, un gran destro a giro, vola Bremek ad evitare il gol del terzo vantaggio del Pescara, ma la partita finisce qui, il Pescara pareggia 2-2 e vola in finale contro il Bologna.